Ciao a tutti ragazzi! Oggi io e Picettino vi portiamo in una pubblicazione particolare. Non tanto per l'eccezionalità della pubblicazione in sé, anzi, tutt'altro, mi dispiace già dover premettere questo, ma perché sul mio canale è rarissimo trovarla. Anzi, penso sia la prima volta che eh, vi porto Giulia Le avventure di una criminologa. Allora. Posto il fatto che mi sto un po' andando a ripescare, quando uscì all'epoca avevo iniziato, poi l'avevo mollata perché non mi prendeva come personaggio. Mm, saltuariamente qualcosina ho ritoccato, ma non sono mai andato in sintonia con la nostra Miss Kendall. Adesso con la Bonelli app mi sto uh, riprendendo un po', eh, diciamo da. mi sto riprendendo un po' la mano con Giulia. La, trovo tuttora difficile entrarci in sintonia però ammetto che quel suggerimento di leggere tutta la parte con Mirna tutte insieme ha la sua dignità quindi insomma mia e tua ho deciso per l'anno nuovo di prendere questo volume voi vi chiederete perché compri un volume marchiato 304 così senza soluzione perché era il primo cioè quello in edicola attualmente sì anche ma anche perché è giusto dirlo ogni tanto mi piace ehm, valorizzare gli amici, le persone che conosco e che lavorano per questo tipo di fumetto. Quindi in questo caso, lo dico apertamente, l'ho comprato proprio perché i disegni sono di Lorenzo Bobo. Lorenzo è una grandissima persona, simpaticissimo, un professionista serio. Eh, ho visto di recente che se volete conoscerlo di persona il 18 di gennaio, alle 18, io non penso di riuscire ad andare ma sai mai nella vita sarà presente al Bonelli store o Bonelli point non mi ricordo mai come si chiama per una sessione firme e per parlare proprio di questo albo quindi insomma nel caso sappiate che ci sarà questa cosa ecco io in virtù della, della stima dell'amicizia che provo nei suoi confronti ho deciso di comprare questo albo albo che consta di 116 pagine e costa 5 euro tondi tondi di per sé, allora la confezione Bonelli di Giulia è molto carina, è una confezione un po' particolare perché comunque unisce un po' il lucido, unisce questo taglio di copertina particolare. Purtroppo sono arrivato a comprare un albo che ha il bollettino, però è un angolino, un piccolino, quindi va vabbè, ci sta anche. Si chiama Il pittore maledetto. Allora io partirei subito parlandovi della copertina di Cristiano Spadoni, che ragazzi è bella, cioè è bella, è una copertina che colpisce. Giulia, io me la ricordavo molto più Audrey Hepburniana, ma qua è molto meno, cioè sembra meno Audrey Hepburn, ha preso più una sua fisionomia che richiama, un po' come quel, quei sosia simil quasi, no? Che sta, Se li vedi da lontano magari potresti, ma da vicino ti accorgi che non sono loro. Ecco, la vedo così. Tra l'altro mi piace un sacco, sarà una stupidata mia, raga, ma mi piace un sacco il dettaglio dell'orecchino. Cioè, questo orecchino è fantastico. Giuro che se trovassi questo modello a un prezzo umano lo comprerei per mia moglie perché è bellissimo, mi piace un sacco. Il resto è figo perché comunque abbiamo <coughs> un po' la, il, il cliché del pittore maledetto, cioè quindi il modello nudo sul, lì davanti, le tele con queste macchie che potrebbe essere colore, potrebbe essere sangue, il pennello impugnato in maniera violenta l'artista dorso nudo di spalle insomma abbiamo un po' il cliché del cliché con tanto di lucernario in alto però devo ammettere che di base ti stimola a provare a guardare anche perché ti, ehm, ti dà un senso di disagio per chi magari poi ama l'arte, ama di più il concetto di eh, pittura, il concetto di pittore, il concetto anche di follia applicata, direi che potrebbe essere molto molto interessante. Quindi sicuramente la copertina come concept un po' banale, ma sicuramente funzionalissimo alla storia e a attirare l'occhio. Quindi sì, decisamente sì, promosso. Entrando troviamo un po' di pubblicità, troviamo un frontespizio... Mm, Carino, anche se sinceramente mi piace poco l'idea, nel senso è carino come disegno, però vedere questa sagometta spalmata per terra, non lo so. Mm, poi Giulia in questo fronte spizzo ti ha tutto forché di simpatico, cioè te la porti subito sulle palle guardandola così, cioè proprio mi dà di antipatico, quindi non lo so, fronte spizzo sulla quale lavorerei un po' di più, sul fatto di poter amare un po' di più il personaggio. Però vabbè, d'altronde, questo è. Il diario di Giulia è La Posta di Giancarlo Berardi. Una posta un po' particolare perché alla fine c'è una lettera di Carla De Roma, una ragazza. Anzi, una ragazzina di 80 anni che eh, scrive a Berardi eh, esce una specie di chiacchierata totalmente informale, come potrebbe essere un post su Facebook buttato lì, no? e di per sé è molto bella. Però poi. Conti fatti, eh, <coughs> non, non mi lascia ancora che, cioè mi fa capire quanto Berardi sia, eh, come posso dire, ehm, disponibile con i suoi fan, con le persone che gli scrivono, però fondamentalmente non c'è tantissimo, no? E mi dispiace, mi dispiace, mh, mi dispiace un po'. Tra l'altro lui parla di Pianura Padana Piacentina, quindi praticamente per me è qua dietro. Eh, non lo so, non... mi ha lasciato quel senso un po' come di essermi infiltrato in una conversazione in cui io non c'entravo niente e quindi mi ha un pochino lasciato quel senso di piccolo disagio, ecco, non lo so. Il finale, vabbè, ci sta perché è un pezzettino riguardante gli avvenimenti reali fatti i fatti reali che succedono nella vita purtroppo lo sapete quindi non andrò oltre ma è carino come affronta l'argomento buttando lì una singola vignettina di Lorenzo Calza quindi veramente bello veniamo al ciccia grossa diamo uno sguardo all'interno dell'albo il motivo per cui ho comprato Lorenzo Bogo è un motivo che non mi ha minimamente deluso anzi ammetto che sono rimasto più stupito di quanto realmente forse avrei voluto essere perché davvero sono disegni fantastici. Cioè, io mi sono veramente divertito: ti vanno, ti, 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 ti trottano sotto gli occhi, si muovono. I personaggi sono facilmente riconoscibili. Tutti hanno una loro caratterizzazione. L'arte inserita nell'arte. Infatti, vediamo gli artisti che dipingono dei quadri, inseriti in queste tavole, che sono esse stesse, delle piccole opere d'arte. Ce ne sono un paio che sono veramente magnifiche, ma in generale è. Tutto veramente ben fatto, davvero bella, non so come mai, ma una cosa che mi ha colpito tanto, che mi sono piaciute proprio come tavole, sono quelle dell'interrogatorio. Quando, quando la nostra Giulia va a parlare nel parlatoio con James Powell. Ecco, questa cosa mi, mi piace moltissimo, questa, tipo questa tavola qua. ecco mi è piaciuta parecchio, non so, una tavola. Un po' così, non c'è che ci sia che sa che, però mi piace. Ha quasi colto. Mh, mi ha colto il disagio del momento no? di essere in questa situazione, non lo so, ma in generale, ragazzi, c'è veramente di tutto. Cioè, è un albo che da sfogliare, da, da guardare, è veramente bello. Io posso, posso soltanto dirvi che non ci sono, non ci sono sbavature. È un albo che parla di un pittore, quindi di arte, regalandoci esso stesso delle tavole piene di arte. Poi, vabbè, ragazzi. Ecco, Giulia. Giulia, contrariamente a quello che vi ho detto, guardando il fronte spizio, qua ha un volto che in alcuni momenti è dolce, è simpatico. Con questi grossi occhioni che, che lo so, ti fanno anche venire voglia di poterci parlare, di andare a, di andare a poter instaurare un dialogo con questa, con questa simpaticissima donna. Simpaticissima tra virgolette, in quanto per i miei gusti, è un filo frigida. Comunque, davvero, ragazzi, tanta, tanta roba. Io faccio i miei complimenti perché... perché, davvero, a livello grafico, perfetto. I Luci Ombre mi arrivano invece da Giancarlo Berardi e da Maurizio Mantero. Allora, Giancarlo Berardi ehm, è il creatore come dice stesso lui stesso nella posta, ha una certa età, Maurizio Mantero non lo conosco, lo ammetto, quindi presumo però che non sia nemmeno lui un, un giovane virgulto, ma un diversamente giovane virgulto, e secondo me un po' tutto questo si percepisce. Allora, chiariamo il punto base. Il, la storia in sé è interessante, nel senso che ti prende, ti, ti si sviluppa, porta a eh, seguire queste indagini ad andare ad approfondire la, come posso dire ad andare ad approfondire quello che succede ad andare a conoscere meglio Glenn Randall che è il morto che è il pittore ucciso ad andare a capire come mai James Powell si sta accusando sarà davvero lui colpevole ti, ti porta a entrare sempre di più in quella che a tutti gli effetti è un'indagine cioè Giulia Contrariamente a quello che ho letto in giro di altri numeri, in cui veniva un po' accusata di non fare moltissimo, io non sono un lettore assiduo, prendo per buono quello che ho letto, qua invece la vedo muoversi, la vedo fare collegamenti, la vedo cercare di capire, la vedo cogliere i dettagli. Dettagli che però in alcuni punti più che dettagli, sembrano l'aereo di Ratma con scritto il buffone nascosto al molo che ti sta passando davanti. ecco in, in, Sotto quel punto di vista qui c'è un po' di esagerazione, quasi di, semplici, di semplicismo. In altre parti ci sono delle, delle piccoli, dei piccoli inserimenti all'interno delle vite dei coprotagonisti che non c'entrano con la storia base, ma che ti dovrebbero dare un po' più di profondità. Però onestamente mh, sanno un po' di, eh, di telefonato, un po' di, eh, non dico strappalacrime, voluto, però boh, un senso di cringe continuo. C'è cioè un senso di cringe continuo sotto quel punto di vista. Dall'avvocato con l'ex moglie. Cringe un po' quest'albo, cioè, boh, non lo so. Sotto quel punto di vista, qui, un po', un po' deludente. Quindi la storia in sé. Scorre. Sicuramente ve la leggete, arrivate in fondo, avete letto una, una storia che sicuramente vi ha accompagnato, vi ha fatto passare il tempo anche piacevolmente. Il problema, e qui adesso sarò probabilmente badilato da tutto il pianeta, ma ragazzi ci sta, fa parte del gioco. Il problema, secondo me, è che si nota che Giulia è un fumetto vecchio, molto vecchio. Che in questo caso. Uh, lo, lo estrinseca questa sua caratteristica di essere vecchio diventando una sorta di sceneggiato Rai cioè fondamentalmente tutto lo stile di Giulia è uno stile Don Tonino, Don Fumino Don Matteo con uno spizzichino di di alternative sporchino ma niente di più cioè è uno sceneggiato Rai è uno sceneggiato Rai anche come contenuto anche come contenuto perché tutta la prima parte con la difesa di Giulia verso un altro caso, noi entriamo che Giulia sta facendo difesa, sta parlando di un altro caso. E tratta questa cosa con maestria nel raccontarcela, perché non ti annoia, ma i concetti di base sono triti e ritriti, sono gli stessi concetti che ha l'utonto medio. Che sta parlando al bar, cioè non, non ci vedo neanche valore aggiunto. Mi sembra di vedere una solfa che ho sentito e strassentito altre milioni di volte. Che poi, a conti fatti, a cosa mi serve? A nulla se non a dare il concetto a chi magari non conosce Giulia di che tipo di personaggio avremo. Quindi, con una certa moralità, un certo modo di esprimersi e una certa ironia, però in realtà. Quello che è il concetto di base di queste prime pagine, dal mio punto di vista, è non sbagliato, non brutto, ma palesemente banale, trito e ritrito. E purtroppo il banale, trito e ritrito, in un certo senso avremo sempre questo retrogusto, anche perché i personaggi saranno sì tratteggiati bene, però saranno un po' tagliati giù con l'accetta, cioè si vede che. <coughs> Bisogna caratterizzare i personaggi in una certa direzione e viene fatto così. Sembrano un po' delle, eh, degli archetipi che vengono inseriti apposta per, guidare la... sì, cioè, apposta per guidare la narrazione. Una narrazione che ti porta poi a toccare un argomento abbastanza spinoso, che si parla di omosessualità, di accettazione, vado diretto in questo caso, però il finale lo fa in una maniera banale. Cioè, nel senso si va a svelare con la classica ottusità di alcune persone che viene portata oltre un certo limite. Ottusità che per carità sono sicurissimo che esista ancora, però ti fa capire come anche l'affrontare questi discorsi, che sono discorsi affrontati anche in altri lidi, in tanti altri fumetti, opere, qui si è ridotta un po' al, al suo basic, no? Cioè, non saprei come dirlo. Cioè, una volta chiuso l'albo, dici ok, però non, non senti quel guizzo, non senti di aver avuto qualcosa che su un argomento così importante ti abbia lasciato un, uh, un arricchimento. È un ennesimo tassello di una storia che palesemente potremmo definire vista e stravista in altri modi, con altri personaggi, con altri luoghi, ma il concetto di base è quello. Sinceramente è fondamentalmente per me uno sceneggiatone Rai allungato. Noioso? No, perché comunque l'accompagnamento la, fino in fondo ce l'hai e non hai mai momenti di sbadiglio nel dire ma che cacchio sto leggendo. Però una volta chiuso ti rendi conto che effimero cioè ti è passato davanti e se n'è andato. una puntata di don matteo con un po di con un po di sano impegno sociale ecco mettiamola così ma finisce lì quindi è proprio un prodotto che, che tratta argomenti come li tratterebbe una persona anta senza quel guizzo di provare a cambiare ma probabilmente non c'è nemmeno bisogno di per quella persona di inserirsi in argomenti o inserirsi in Metriche diverse si va su uno standard che ha un'idea fissa e che te la porta avanti. Fine, quindi promosso Giulia, dipende da voi. Allora, per avere un po' di eh, sana lettura, che per quel <coughs> mezz'oretta, io sono messo 20 minuti a leggerlo, mezz'ora, 20 minuti di entertainment senza particolari patemi senza entrare in mondi sconosciuti senza cercare cose cervellotiche va più che bene leggete sul divano divano, tisana calda vi godete ottime tavole e vi seguite questa storia ma più di quello Giulia non fa quindi se il vostro scopo è puro entertainment magari con un pizzichino di, ehm, di impegno sociale va benissimo se volete andare un po' oltre volete un'avventura che vi lasci qualcosa realmente dentro, forse Giulia non è quel tipo di lettura. Quindi, lettore entertainment, lettore che volete provare, andate. Lettore che già è scaffato, già uh, portato a casa varie tipologie di lettura, già ha un background piuttosto ampio, probabilmente qui non troverà un tassello arricchente, ma solo un buon passatempo. Quindi, Giulia, in edicola. Il pittore maledetto, un buon passatempo, davvero un buon passatempo. Però raga, disegnato da Dio. E questo secondo me è un valore aggiunto.